Nei prossimi mesi assisteremo alla morte di Fernando Mejía e alla partenza di Maria Castañeda, diretta a Cuba per ritornare fra le braccia di Gonzalo. Fernando perderà la vita per mano di Maria quando la stessa lo smaschererà. Dopo la morte della sua infermiera Dori Vilches, che verrà uccisa dal Mejía, verrà a conoscenza di essere stata vittima di una grossa menzogna. In particolare, la Castañeda scoprirà che il Mejía l'ha fatta ingannare sulle sue reali condizioni di salute per averla tutta per sé. La donna si renderà conto di saper stare in equilibrio sulle proprie gambe nel momento in cui Fernando si dirà disposto a morire con lei in un monastero abbandonato se non ricambierà il suo amore. In seguito, quando il Mejía distruggerà l'intero quartiere con un devastante incendio, Maria troverà il coraggio per affrontare il suo ex marito una volta per tutte. La donna, sapendo che Esperanza e Beltrán si trovano al sicuro e avendo recuperato le proprie capacità motorie del tutto, ucciderà il Mejía con la sua arma da fuoco. Prima di morire, Fernando, sotto lo sguardo della donna che non ha mai smesso di amare, in preda al delirio totale, confesserà tutti i delitti commessi. Fernando rivelerà di aver corrotto il luminare tedesco Carrillo per farle dare una falsa diagnosi sulla sua paralisi e che la distruzione di Puente Viejo è opera sua. Sempre durante il duro confronto che avrà luogo tra le mura della casona, il malvagio Mejía ammetterà a Maria di essere il responsabile della morte di Maria Elena e della maestra Adela. Sarà proprio dopo aver terminato di ammettere le sue orrende malefatte che morirà ricevendo vari spari in pieno petto. Mentre il corpo senza vita di Fernando brucerà insieme alla villa di Francisca, la Castañeda prenderà una decisione del tutto inaspettata. La madre di Esperanza, dopo aver riabbracciato Emilia e Alfonso, che rimetteranno piede nella cittadina iberica al fine di proteggere i propri cari, affermerà di voler dare una seconda possibilità al suo matrimonio con Gonzalo. Acquisterà dunque un biglietto per Cuba con l'intenzione di ricongiungersi al marito. Prima di ricominciare una nuova vita con suo marito e i bambini, Maria si fermerà per qualche giorno a Parigi con i suoi genitori.